Io ho sentito il botto fortissimo, come un boato, rumore d'acciaio molto molto forte, e lì siamo rimasti un Cos'è po'. stata qual è stata la prima cosa che ha pensato dopo che ha sentito quel forte botto? La prima cosa che ho pensato è stato, mi sono detto fra me e me, c'è stato, è stato un guasto al motore sicuramente. Perché ho sentito questo rumore d'acciaio forte e ho pensato a questo guasto al motore della macchina. All'inizio era stata soltanto diffusa l'emergenza che era successo soltanto un blackout. Per quanti minuti Sì. non avete saputo che cos'era Diciamo successo per 40 realmente? minuti, 35-40 minuti siamo rimasti, poi io sono andato al salone, sempre al salone grande, insieme agli altri musicisti, salone centrale della nave, sempre al quinto. Lì siamo rimasti un po' in attesa, senza sapere cosa fare. Nel frattempo è mancata anche la luce, mancata quindi la corrente elettrica, e si sono accese le luci di emergenza all'interno della nave. Nel frattempo i passeggeri andavano un po' in panico perché la nave, cominciava a inclinarsi. Io avevo suonato quella sera, mi ero imbarcato fine dicembre, quindi era da pochi giorni che ero in nave. Mi ero imbarcato il fine dicembre e il 13 gennaio io suonavo, alle 21:30 avevo smesso di suonare, avevo completato il mio set nel ponte 3 della nave, nella hollo. E poi dovevo ritornare a suonare dopo un'ora. E quindi mi porto dentro questo ricordo. Non ho avuto nessun tipo di trauma, però devo dire. Ho avuto coraggio, ho avuto amore e forza per poter farcela. E adesso apprezzo la vita molto, molto di più rispetto a prima. Diciamo che prima l'apprezzavo moltissimo perché ho sempre un carattere positivo, ottimista, vedo sempre il bello di fronte al brutto, diciamo, cerco di vedere sempre il lato positivo delle cose. Oggi ancora di più apprezzo la luce delle giornate,